da Clara Vercelli. Eccoci nuovamente insieme, siamo arrivati all'appuntamento con Incontri, il nostro rotocalco di informazione. Ancora una volta siamo andati a trovare gli amici dell'associazione culturale I Buffoni di Corte Onlus. Siamo andati a trovarli perché hanno da poco presentato il calendario del 2013. Calendario che è stato realizzato dalla Compagnia delle Frottole, che è la compagnia teatrale dell'associazione. L'associazione ha sede a Torino, in Corso Sebastopoli. Vi ricordo che è un'associazione che organizza laboratori di teatro, di pittura, di danza, di musica con persone con la sindrome di Down. Dunque torniamo al calendario del 2013, eccolo, questa è la versione da tavolo, un anno di vino. Tra poco scopriremo il tema che hanno scelto per realizzare questo calendario. Allora, ci siamo intrufolati nella sede di Corso Sebastopoli proprio mentre stavano facendo delle prove di un balletto, quindi vedremo insieme una parte di queste prove. Subito dopo Luca Nicolino, che è il presidente dell'associazione culturale Buffoni di Corte Onlus, ci riparlerà dell'associazione, ci parlerà della compagnia delle frottole, la compagnia teatrale, e soprattutto ci illustrerà anche insieme a tutto il gruppo il calendario dell'associazione 2013. Diciamo che vantiamo un'esperienza ormai di ben 16-17 anni con il teatro principalmente. Noi nasciamo con la compagnia teatrale, che appunto vedete ben rappresentata qua. Non ci siamo tutti oggi, però diciamo che il numero è notevole. Noi partiamo con il teatro, con spettacoli che realizziamo ormai da tutti questi anni, e ogni anno cerchiamo di portare in scena spettacoli originali che fortunatamente momentaneamente stanno avendo un successo incredibile. E poi dall'anno scorso, in questa nuova sede, realizziamo anche attività di altro genere, perciò sempre legate comunque col mondo dell'arte. Vogliamo che l'arte sia quello che unisce un po' tutto quello che facciamo. Perciò c'è la danza, il teatro ancora, la falegnameria, la pittura, la fotografia, la ginnastica. Insomma, tutto ciò che può aiutare il nostro corpo e la nostra mente. E in questo posto può venire chiunque, indipendentemente da quello che lo caratterizza. E forse è questo che noi ci teniamo, che diventi una cosa sempre più grande.
E sta diventando sempre più grande. Sì, sta diventando sempre più grande, infatti addirittura ogni tanto abbiamo dei problemi a gestire il tutto, perché l'anno scorso siamo partiti che eravamo circa 25 persone, adesso siamo 130-140. Quanti volontari servirebbero? Facciamo un appello anche ai volontari, su. Sì, noi appunto ci appelliamo a chiunque abbia voglia di partecipare, di fare delle cose insieme. Lo spirito con il quale noi vogliamo andare avanti è quello di pensare che ci sia un posto dove ci sia spazio per tutti, spazio per divertirsi, per aiutare se c'è bisogno di aiutare e soprattutto di stare insieme, che sembra una cosa un pochino dimenticata. Ecco, stare insieme anche per realizzare un calendario. Chissà che divertimento tutti questi scatti. Raccontami com'è andata, qual è il tema del vostro calendario 2013? Sì, non possiamo negare che è stato veramente molto divertente quest'anno realizzare questo calendario, che addirittura riteniamo forse uno di quelli meglio riusciti. L'idea nasce da un brainstorming, diciamo un insieme di idee, e Stefano è stato uno di quelli che principalmente, no, ha parlato proprio del tema di quest'anno, e quello che ha suggerito il tema di quest'anno, con un Gianluca sempre ben presente. Alza la mano Gianluca, così sappiamo chi è Gianluca. Magari togli, gira giù il calendario, perché sennò vediamo soltanto, ok? E il calendario di quest'anno è incentrato sui miti dell'antica Grecia e ci siamo veramente divertiti tanto. Infatti qua potete notare i vari mesi rappresentati. C'è appunto Gianluca. Tu Gianluca cosa sei nel calendario? Eolo, il dio del vento, e sono agosto. Sei il mese di agosto. Il mese di agosto, Eolo, sì. Eolo, del vento, sì. Poi abbiamo Erika, che invece... Erika. Chi sei tu? Io del mese di marzo sono le arpie. Ah, cioè le arpie, sì. Sì. Un soggetto carino. Sì. Sì. Ma non sei un'arpia. No, io i fogli fonte sono buona. E poi c'è Giancarlo. Giancarlo, tu sei? Io sono in novembre, che faccio finta di mangiare l'uva. Lui fa finta di mangiare l'uva, infatti lui è Dioniso, il basco. Fai solo finta. Fa solo finta, anche perché mangiare quella sarebbe stato pericoloso, visto che è di similgomma, perciò sarebbe stata un po' indigesta, diciamo. Poi abbiamo ancora. Abbiamo Marta. Marta, tu? Marta. Io sono... Pantora, sono spaventata perché sono usciti dal vaso i mali del mondo. Oh già, li abbiamo tutti qua i mali del mondo. Io, lei, lui, siamo tutti presenti, tutti i mali del mondo ci sono. Sì, ci siamo. Siamo insieme, si sta bene, vero? Poi abbiamo Mara, ecco. Mara. Io sono Mara e ho fatto il calendario 2013 dicembre. Arianna. Dicembre. Ma chi dicembre, è il questi qua. Teseo? Il bellissimo Teseo con te. Non so, con te. E chi è? Mara, come non lo so? Sono io Teseo. con lui, io e Luca. Sì, lui, sì, è più bello, è lì. Sì, più bello sempre, perché io conosco 15 anni, ho conosciuto qui a teatro. Benissimo. E poi abbiamo ancora Valentina. Valentina. Ciao, io sono la bella addormentata, diciamo, da Morfeo. E chi è Morfeo? E Morfeo sbuca di qua. Morfeo sono io, che faccio anch'io omaggio, che sto addormentando sia lei che questo qua, che vede qua gente che adesso non c'è. Oltre a Federico, vedo che stai facendo addormentare un po' tutti, praticamente. È un po' preoccupante la cosa, di fatti. Non è normale. Allora, io raggiungo Luca. Allora, calendario anche in due formati, tra l'altro. Sì, noi abbiamo fatto il calendario, quello, diciamo, un po' per comodità da tavolo, certo, in modo che tutti possano avere un ricordo nostro sul tavolo dell'ufficio, e poi anche quello da parete per la signora che invece vuole segnarsi gli appuntamenti, il dentista, la pastiglia da prendere. Senti Luca, i ragazzi però fanno tantissimi lavori, e noi abbiamo inquadrato anche delle magnifiche magliette. Le magliette sono andate veramente molto bene, dall'anno scorso che le abbiamo realizzate continuano ad andare bene, è divertente, è spiritosa, e perciò speriamo che continui così. Allora, arriviamo al dunque. Per poter avere il calendario, per poter avere una maglietta, che cosa bisogna fare? Dove bisogna recarsi?
Allora, nell'arco di dicembre saremo presenti in alcuni posti come l'Otto Gallery e poi in alcune piazze di Torino e poi andando sul sito www.ibuffonidicorte.it potete trovare gli altri posti dove è fattibile andare a trovare il calendario. Si potrà trovare anche da Pachamama, che è il negozio con il quale abbiamo realizzato questo calendario, perché la cosa bella è che quest'anno abbiamo realizzato il calendario insieme a questo negozio che è in via Barbaru 18 a Torino, che vende gioielli antichi etnici, e perciò vedete che ogni mese ha dei gioielli. Sì, ogni ragazzo indossa dei gioielli che sono indiani, berberi, insomma dei gioielli che sono stati messi a disposizione da Pachamama. Esatto, ha messo a disposizione questi gioielli per le fotografie e infatti abbiamo poi fatto l'inaugurazione in negozio da lei e devo dire che è stata una collaborazione molto molto bella, perché quando due realtà completamente diverse si incontrano e riescono a stringere in così poco tempo un legame così forte, vuol dire che c'è una magia particolare e noi siamo molto contenti di aver fatto questa cosa insieme a lei. Oltretutto siamo riusciti a coinvolgere anche i negozianti di via Barbaru, che hanno esposto per la serata dell'inaugurazione delle fotografie nelle loro vetrine, e perciò diciamo che la gente ha fatto questa sorta di via crucis fino ad arrivare al negozio e vedere poi il calendario realizzato. Allora, calendario dell'associazione Buffoni di Corte Onlus anche qui nella vostra sede? Assolutamente sì, chi volesse, anzi, venire a prenderlo qui è anche un modo per conoscerci, per vedere quello che facciamo, e se c'è la possibilità di collaborare saremo ancora più contenti. Ecco, perché adesso a parte il divertimento, a parte il bel lavoro che avete costruito insieme, bisogna anche dire che l'associazione deve essere supportata e quindi anche con il calendario, con le magliette, tutto questo aiuta a sostenere, a far crescere questa associazione. Assolutamente sì, noi logicamente, visto che comunque la crisi la sentono tutti, la sentiamo anche noi, cerchiamo di autofinanziarci anche con queste cose. Poi sul nostro sito è possibile anche fare delle donazioni, tutto quello che si vuole, perciò diciamo che sul nostro sito si può capire veramente come ci muoviamo e che cosa facciamo. Se volete venirci poi a trovare saremo ancora più contenti. Allora cosa facciamo ragazzi? Un buon 2013 a tutto il nostro pubblico? Sì. Ale. Buon 2013! Allora, un anno divino 2013, questo è il titolo del calendario che è stato realizzato dalla Compagnia delle Frottole, compagnia teatrale dell'Associazione Culturale I Buffoni di Corte Onlus. Un altro modo, uno dei tanti modi anche per sostenere l'associazione. Poi il calendario è veramente molto bello, molto ben fatto, molto ma molto divertente. Ancora grazie a tutti gli amici e grazie per la collaborazione anche a Valentina Cocchi. A questo punto non mi resta che salutarvi e che fare, ricordarvi anche gli appuntamenti di incontri tutti i martedì e tutti i giovedì su Telestudio, canale 17 del Digitale Terrestre, 18.45 e 22.45, minuto più, minuto meno. Ancora grazie, un saluto, ci vediamo la prossima puntata di incontri, non mancate.